per noi un patrimonio, è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Patrimoniale, un suicidio per Tria. Fed, i tassi negli USA saliranno ancora. ETF, le banche europee esposte per 140 miliardi. Criptovalute, arriva il primo stop della Consob. Banca Mediolanum, i certificates puntellano la raccolta. Fideuram fa 12 a ottobre. È ovvio che non si farà alcuna patrimoniale, sarebbe un'operazione suicida. Lo ha fatto sapere il ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'audizione davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato sulla manovra. Se polemica c'è, è una polemica prettamente tecnica, non politica, e non mette in discussione il dialogo con la Commissione europea, ha poi aggiunto il ministro. È inutile alzare i toni, mi sono limitato a difendere il valore tecnico delle stime delle strutture del MEF. Quando si è parlato delle stime sbagliate dell'UE, ha concluso il ministro, questo non riguardava il tasso di crescita. La Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse invariati, come ampiamente previsto. La decisione è stata presa all'unanimità. Pur notando un rallentamento della crescita degli investimenti delle imprese, il Comitato di Politica Monetaria della Fed, nel comunicato finale, ha fatto capire di essere intenzionato ad aumentare il costo del denaro a dicembre. Sarebbe il quarto incremento nel corso del 2018, mossa che scatenerebbe certamente l'ira del capo della Casa Bianca, Donald Trump. Come previsto, alla conclusione della riunione non c'è stata nessuna conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell. Un rischio di mercato che sfugge ai regolatori europei. Potrebbe essere il caso degli ETF sintetici in carico alle banche, la cui esposizione potrebbe oscillare intorno ai 140 miliardi di euro. Si tratta di strumenti che, per replicare l'indice di riferimento, non prendono posizioni dirette sui titoli, ma stipulano swap con intermediari. Sussistono due rischi. Il primo è che l'intermediario possa risultare inadempiente. Il secondo è che il gestore dell'ETF metta come collaterali di garanzia titoli rischiosi. Il fatto che nella costruzione e nella verifica della stabilità del sistema si sia data negli anni più enfasi ai rischi di credito e meno a quelli di mercato e di liquidità derivanti da queste categorie di attivo è un elemento che potrebbe creare oggettivi problemi nella misurazione reale dei rischi del sistema e nella concorrenza. Un'offerta con la promessa di rendimenti stellari con $100 investiti che diventano più di 200 già in un anno. È quella finita nel mirino della Consob e proposta da Tegacoin Ltd, società di diritto britannico collegata a un data center di Tenerife che serve per il mining delle criptovalute. La Consob ha considerato l'offerta come una sollecitazione del pubblico risparmio senza le dovute autorizzazioni e l'ha quindi sospesa per 90 giorni in via cautelare. I certificates puntellano la raccolta netta di ottobre di Banca Mediolanum. Più in generale, la raccolta netta totale del gruppo ammonta a 204 milioni di euro. La raccolta netta in risparmio gestito è pari a 112 milioni e quella in amministrato raggiunge 92 milioni. Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, spiega più in dettaglio il risultato di un mese davvero difficile per il comparto. Nonostante la delicata fase di incertezza sui mercati, che anche in ottobre hanno fatto registrare forti deflussi nel risparmio gestito per tutto il settore finanziario, la raccolta di Banca Mediolanum rimane positiva con 204 milioni di euro. La nostra clientela sta apprezzando soprattutto i certificates, ulteriore opportunità di diversificazione recentemente introdotta all'interno della nostra offerta. Prosegue la campagna di reclutamento delle reti Fideuram e San Paolo Invest. Nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 ottobre sono stati inseriti 170 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti al 31 ottobre risultava pari a 5.037.
Tra i nuovi entrati nella società guidata dalla D, Paolo Molesini, si segnala in particolare Federico Gasparini, che vanta un'esperienza trentennale nel settore bancario con incarichi di crescente responsabilità nell'area del Triveneto. Infideuram continuerà ad operare nell'area nord-est, coordinata dall'area manager Gabriele Roccato. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com era: buy per Acos con target a 3,30 euro dopo un'apertura in mattinata a 2,4. L'utility è archiviato i primi 9 mesi con risultati in linea con le stime. Si punta all'update del piano industriale in programma a gennaio. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia. Sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto di Invesco, mentre ultima posizione per Jupiter. Qui da Blue Rete News, come sempre è tutto, un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. IT Forum al Palazzo delle Stelline di Milano. Investimenti, consulenza, trading, fintech age, digital finance, crypto asset, oltre 80 eventi con i protagonisti del mondo finanziario. Vi attendono il 27 e 28 novembre. È gratis, basta iscriversi sul sito itforum.it.